Ciao ragazzi e ragazze, bentornati in un nuovo video. In questo video risponderò alle varie domande che uno si pone il giorno prima di iniziare la scuola. Vi lascio al video e vi mando un grosso bacio. Il solo pensiero di dover tornare a scuola mi provoca ansia. Come posso combattere questa sensazione? Dopo tanti mesi il corpo si è abituato a diversi ritmi, come ritmi di orari e come ritmi di qualsiasi cosa, quindi i 3 mesi di vacanza ci hanno fatto sì che il cervello si è liberato proprio da qualsiasi pensiero. Quindi queste vacanze le abbiamo passate senza vincoli di orari, senza pensieri pesanti, di dover andarci a coricare presto. Quindi questa condizione non va generata non va alimentata con l'ansia o con le affermazioni non ce la faccio, non riuscirò ad alzarmi presto. Pensate invece che siete molto carichi dopo questi 3 mesi e che quindi ricomincerete, siete più forti di prima. Capisco il primo giorno perché è molto pesante, perché dopo 3 mesi senti questa pesantezza, però sta tutto nel primo giorno, poi si riprende il ritmo. Anche perché è bello incontrare compagni, fare nuove amicizie, gli innamoramenti, tra i banchi delle scuole e tanto altro. Quindi questa situazione non ha tanti aspetti negativi, ma anche positivi, quindi pensateci un po', non vi alimentate con tutta questa ansia. Perché non serve a nulla, dovete stare belli tranquilli. Il giorno prima di scuola è meglio trascorrerlo in modo tranquillo o normale come un giorno di vacanza. Il giorno prima di scuola, il giorno prima di andare a scuola bisogna trascorrerlo tranquillamente. Ovviamente cercare una settimana prima di abituarsi all'orario, di alzarsi qualche oretta prima, in modo che prendete già il ritmo. Ma non è quello. Il giorno prima bisogna fare quello che si fa tutti i giorni. Non dobbiamo pensare al fatto che per colpa di questi pensieri non possiamo fare nulla. Andare a letto presto, solo questo, ma dovete passare questo giorno prima sereni e tranquilli, fate tutto ciò che volete. L'anno scolastico che sto per affrontare, so che non sarà facile a livello didattico. La cosa mi spaventa, è normale. Man mano che si cresce e si cambia scuola, è normale non sentirsi all'altezza di questa situazione. Proprio perché si cambiano professori, si cambiano materie e quindi ci si spaventa del nuovo. Nella maggior parte dei casi, i ragazzi sono spaventati molto spesso dalla novità, dalla cosa nuova. Però la scuola serve giustamente per imparare, non sono tutti imparati, uno va per imparare. Tante volte il nuovo spaventa, è perché non sappiamo come gestirlo e perché non sappiamo cosa ci spetta. Se pensiamo prima di partire, saremo molto, molto più preoccupati di quando una persona la prende un po' più facilmente. E quindi sembrerà più difficile ancora di come realmente è la situazione. Le cose vanno affrontate quando si hanno davanti, quindi molto prima della situazione non bisogna alimentare paura, nervoso, stress, perché peggiora solo le cose. Quindi affrontiamo le cose quando le abbiamo davanti. Nei prossimi 3 mesi mi sono rilassato molto. Come posso riprendere senza grossi traumi il ritmo scolastico? È molto importante iniziarsi già una settimana prima dal addormentarsi presto e prendere questo ritmo e magari fare la cartella la sera prima, perché farla la mattina ci ritroveremo molto, molto pesanti, molto addossati di tante cose. Quindi una settimana prima dormire presto e fare le 8 ore che ogni persona di regola dovrebbe fare. E, a parte questo, bisogna prepararsi appunto la cartella e far abituare il corpo a un ritmo diverso, perché d'estate uno non pensa a queste cose. So che avrò professori nuovi rispetto all'anno scorso e questa cosa mi spaventa perché il fatto di dover incontrare nuovi professori genera ansia
perché non lo si conosce una persona, perché non la si conosce una persona e quindi uno li teme e quindi pensa sempre alla parte peggiore, ma non è così perché ci vuole tempo per conoscerli. E non bisogna fasciarsi la testa prima di rompersela, quindi bisogna stare tranquilli, dare spazio a noi e spazio ai professori di conoscerci e dare spazio ai professori di conoscervi e quindi di non farvi vedere chiacchieroni molto vivaci, dovete stare tranquilli, anche perché se vi conoscono all'inizio così, comunque si fanno un'idea, come anche voi vi fate un'idea iniziale. Quindi state tranquilli, avete bisogno di tempo per conoscerli e quindi ci vuole un bel po' di tempo. Giustamente questa situazione genera anche ansia perché non si conosce la persona e quindi non si sa com'è. Possono capitare professori che non ci garbano o che non li garbiamo noi a loro, però è sempre meglio mantenere la tranquillità e non farsi vedere vivaci perché l'educazione va avanti. Questa cosa diciamo, l'ho provata io quando andavo a scuola perché ero una ragazza tranquilla a differenza di altri ragazzi che comunque facevano chiasso, facevano casino e quindi questa cosa non andava bene giustamente ai professori. Quindi la prima cosa che vedono è l'educazione e poi l'applicazione nella materia. Non ho avuto un buon rapporto con i miei compagni, ma vorrei che le cose cambiassero. Come posso fare? Non c'è stato nessun rapporto con i compagni, parlo per chi magari deve fare terza media, secondo superiore. Parlo di questo, se non ci sono stati buoni rapporti con i compagni, li rivedrete all'anno nuovo, ovvero tra pochi giorni. Sicuramente questa cosa si può riprendere. Il primo giorno sono un po' tutti con la testa fra le nuvole, quindi man mano che passa il tempo interagite e entrate, diciamo, nel gruppo, anche se in alcune classi si formano comunque gruppetti e questi gruppetti non ci piacciono. Però se volete interagire, anche perché fare amicizia e avere tanti amici nella classe è molto importante anche con l'andare degli anni, perché sono un supporto, possono aiutarci in tante circostanze. Quindi cercate di interagire. Se poi una persona non vi piace, che non vi garba o che quella persona si comporta male con noi, è un altro conto. Quindi interagite con tutti, state belli tranquilli. E interagite con tutti, state belli tranquilli e man mano poi si vede se quella persona non è fatta per voi o non vi garba, lasciate stare, però non create quella tensione, quel rapporto dove non ci si parla, dove non ci si guarda neanche in faccia. Cercate di dialogare con tutti quanti. Ragazzi e ragazze, il video è finito e spero vi sia piaciuto. Io vi auguro un buon inizio di anno scolastico e un in bocca al lupo. E niente, come avete visto, vi ho dato alcuni consigli, alcune dritte per ricominciare questo giorno. Dai, il primo giorno di scuola è molto bello, anche perché non si fa niente il primo giorno, però mi raccomando, impegnatevi tanto e non fate che viene prima il piacere e poi il dovere. Fate prima il dovere, perché poi se fate il piacere e poi il dovere. O magari se dovete giocare, se dovete fare qualcosa di bello per voi e poi fare i compiti, ad esempio, diventa una pesantezza. Quindi levatevi molto prima queste cose. Quindi, come tornate da scuola, fate i compiti, anche se siete stanchi, magari vi riposate una mezz'oretta e poi li fate. E poi avete tutta la giornata libera, anche perché vedo parecchi ragazzi e parecchi bambini e bambine che si addossano le cose, ovvero che non fanno prima i compiti e quindi poi fino alla sera, addirittura li fanno la sera ed è sbagliatissimo levarsi prima questo peso perché diventa ancora più peso se lo rimandiamo sempre. Impegnatevi tantissimo, la scuola è molto importante e magari per chi la sta facendo, per chi la deve iniziare o chi la sta facendo, in testa vostra è una pesantezza, ma non è così perché io che l'ho fatta vi posso assolutamente dire che è una bellissima esperienza, che sono ricordi che rimangono e
instaurate un bel rapporto con i professori soprattutto, un rapporto non di confidenza, però tipo amicizia, perché è una cosa bellissima e possono anche aiutarvi. Quindi siate educati, siate tranquilli, non vedete gli altri ragazzi che magari fanno casino, che sono fatti così, lasciate perdere, siate tranquilli, siate obiettivi, impegnatevi tantissimo. Io vi saluto e vi mando un grosso bacio. Se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere e mettete giù tanti commenti. Se avete domande, se avete consigli da chiedermi, io sono qui senz'altro. Scrivetemi giù nei commenti. Un bacione e buon inizio di scuola a tutti. Un bacione e buon inizio di scuola a tutti quanti. In bocca al lupo.